Seconda lezione del 7 marzo 2016. Continuiamo con la descrizione, la lettura veloce di questi articoli delle passioni dell'anima e soffermiamoci brevemente sull'articolo 26. Le immaginazioni che dipendono solo dal movimento fortuito degli spiriti possono essere passioni altrettanto vere quanto le percezioni che dipendono dai nervi. Tutte le cose di cui l'anima si accorge, dice Descartes, per il tramite dei nervi possono esserle rappresentate anche dal corso fortuito degli spiriti. Cioè qui Descartes sta, in fin dei conti, spiegando, riprendendo quanto affermato nell'articolo 21, che cosa sono le false percezioni e anche le allucinazioni. Con la sola differenza, dice Descartes, che le impressioni che giungono nel cervello mediante i nervi sono di solito, più vivide, più esplicite di quelle lì suscitate dagli spiriti. Bisogna notare che talvolta accade che tale effigie, tale somiglianza così simile alla cosa rappresentata, che ci si può ingannare riguardo alle percezioni che si riferiscono agli oggetti fuori di noi oppure a qualche parte del nostro corpo. Mentre non è possibile ingannarsi riguardo alle passioni, dato che queste sono così vicine, così interne alla nostra anima, che è impossibile che essa le senta senza che siano davvero quali essa le sente. Percezioni e passioni in questo sono essenzialmente distinte. Io posso addirittura ingannarmi sulla presenza di un mio arto, l'arto fantasma. Continuo a sentire il prurito, un arto che mi è stato amputato molti anni fa. Ma non posso ingannarmi sulla presenza di una violenta passione, quale può essere l'ira. Ad esempio, dice Descartes, quando si dorme e talvolta anche da svegli, si immaginano certe cose con una tale forza che si pensa di vederle davanti a sé o di sentirle nel proprio corpo, benché non vi siano affatto. Questo è causato dagli spiriti animali. Invece, anche se si dorme o si sogna, non sarebbe possibile sentirsi tristi o scossi da qualche altra passione se non fosse assolutamente vero che l'anima ha in sé tale passione. La verità della passione è nella sua presenza. Io posso confondermi, io posso sbagliarmi su una qualche percezione, ma non su una passione. È questo che permette poi a Descartes, nell'articolo successivo, il 27°, di dare la sua prima, più precisa, definizione di passione dell'anima. Se all'inizio eravamo partiti affermando che le passioni dell'anima sono le azioni del corpo e che ciò che è passione nell'anima e azione nel corpo, articolo 2, lo rileggo. Considero poi che non notiamo esserci alcun soggetto che agisca più immediatamente sulla nostra anima del corpo cui essa è unita e che di conseguenza dobbiamo pensare che quello che in essa è una passione e in genere un'azione nel corpo. Bene, ora nell'articolo 27 abbiamo una seconda definizione di passione più precisa. Dopo aver considerato in che cosa le passioni dell'anima differiscano da tutti gli altri suoi pensieri, mi sembra che si possa definirle in generale come percezioni o sensazioni o emozioni dell'anima che si riferiscono a essa in particolare e che sono causate, mantenute e rafforzate da qualche movimento degli spiriti. Questo è ancora un tema che Descartes aveva affrontato fin dalla sua gioventù, in particolare dell'uomo. Qui però Descartes si rende conto di dare
una definizione abbastanza controversa, abbastanza complessa, al punto che dedica ben due articoli, 28esimo e 29esimo, a spiegare questa definizione. E di nuovo la divide in due parti. Questo procedimento, abbiamo visto, di dividere in due parti è abbastanza ripetuto. Di nuovo, probabilmente è un tentativo di far sempre presente il rischio, contemplato nella prima delle regole, di confondere la parte col tutto. Spiegazione della prima parte della definizione di passione dell'anima. Possiamo chiamarle percezioni, quando ci si serve di questo termine, in senso generale, per significare tutti i pensieri che non sono azioni dell'anima o delle volontà. E quindi questo è un elemento chiave. Non sono il risultato di azioni dell'anima o delle volontà. Ma non quando lo si usa. Non quando si usa il termine percezioni, per significare delle conoscenze evidenti. Infatti, dice Descartes, l'esperienza mostra che coloro che sono più agitati dalle passioni non sono quelli che le conoscono meglio, anzi, che esse rientrano in quel novero di percezioni che la stretta alleanza tra anima e corpo rende confuse e oscure. Possiamo anche chiamarle sensazioni, in quanto sono ricevute nell'anima allo stesso modo degli oggetti dei sensi esterni e non sono conosciute da essi in maniera diversa. Ma ancora meglio, dice Descartes, possiamo chiamarle emozioni. Perché questo nome può essere attribuito a tutti i cambiamenti che avvengono nell'anima, cioè a tutti i diversi pensieri che le vengono, ma soprattutto perché di tutti i tipi di pensieri che può avere, non ce ne sono altri che le agitino e la scuotano con tanta forza come tali passioni. Allora, percezioni, sensazioni, emozioni sono in qualche modo tre definizioni tutte ugualmente valide, ma l'ultima è più precisa perché comporta in sé la potenza della passione come ciò che scuote e travolge, come ciò che agita l'anima. Infatti la percezione sembra voler rimandare alla perfetta evidenza, ma, e questo è un tema su cui di nuovo avremo occasione di tornare successivamente, non soltanto nel contesto cartesiano, ma soprattutto in quel contesto del dibattito post-cartesiano, in realtà proprio chi è maggiormente scosso, maggiormente agitato, maggiormente investito dalle passioni, ne ha una conoscenza meno precisa. Quelli che sono più agitati dalle passioni sono quelli che la conoscono peggio. Perché rientrano le passioni in quel novero di percezioni che la stretta alleanza tra anima e corpo rende confuse e oscure. Qui in qualche modo torna il tema del primo articolo delle passioni dell'anima. Anche se noi abbiamo esperienza continua e diretta delle passioni e sembrerebbero una cosa di cui abbiamo una maggiore esperienza, non abbiamo bisogno di ricercare altre testimonianze, ma le viviamo in noi stessi, ciononostante ne abbiamo una conoscenza meno certa, proprio perché questa stretta relazione tra anima e corpo le rende confuse e oscure. Nell'articolo 29 dice che il fatto che le passioni si rapportino in particolare all'anima per
per distinguerle in questo modo dalle altre sensazioni. Alcune di queste sensazioni si riferiscono agli oggetti esterni, come per esempio odori, suoni, colori, altre al nostro corpo, come la fame, la sete, il dolore. È importante questa distinzione perché garantisce un'autonomia alle passioni. Esse sono causate, le passioni, mantenute e rafforzate da qualche movimento degli spiriti, perché così facendo Descartes le distingue dalle nostre volontà, che si possono chiamare emozioni dell'anima, che si riferiscono a essa, ma che sono causate da essa stessa. Mentre le passioni non sono causate dall'anima stessa, ma sono causate appunto dagli spiriti, e così facendo garantisce una individuazione di una causa vicina che le distingue anche dalle altre sensazioni. Ora, perché tutto questo sia perfettamente, più o meno perfettamente, comprensibile, Descartes deve ancorarlo a una corretta lettura della relazione tra l'anima e il corpo. E negli articoli 30 e 31 introduce di fatto, per poi concludere il discorso con l'articolo 32, uno dei punti più complessi di tutta la sua elaborazione: la relazione anima-corpo e la ghiandola pineale, il ruolo della ghiandola pineale. Nell'articolo 30 Descartes insiste che l'anima è unita a tutte le parti del corpo congiuntamente. L'anima è davvero congiunta a tutto il corpo, dice Descartes. E non si può propriamente dire che sia in qualcuna delle sue parti e non in altre. In quanto il corpo è uno solo, ed è in qualche modo indivisibile a causa della disposizione dei suoi organi, che sono talmente in rapporto l'uno con l'altro che quando se ne toglie uno, questo rende difettoso l'intero corpo. E in quanto l'anima è di una natura che non ha alcun rapporto con l'estensione, né con le dimensioni o con altre proprietà della materia di cui è composto il corpo, ma solamente con tutta la compagine dei suoi organi. Quindi l'anima in qualche misura è congiunta con tutte le parti del corpo. Non perché sia congiunta con la materia o con l'estensione, questo non è possibile, ma perché è congiunta con la compagine dei suoi organi e con l'organismo come un qualcosa di unitario che è composto però da organi. Come risulta dal fatto che non si potrebbe in alcun modo concepire una metà o un terzo di un'anima, né quale estensione essa occupi, e dal fatto che non diventa più piccola se si taglia qualche parte del corpo, ma se ne separa completamente quando si dissolve la compagine dei suoi organi. Cioè, il fatto che l'anima sia legata al corpo, alla totalità del corpo, è dimostrato anche dal fatto che quando il corpo muore, e il corpo muore nel momento in cui si dissolve la compagine dei suoi organi, nel momento in cui, cioè, come abbiamo già detto, una qualche ferita, una qualche usura, una qualche rottura fa sì che l'intero del corpo, che è un intero composto dagli organi disposti in una certa maniera, che insieme costituiscono un'unità corporea, bene, quando il corpo muore, l'anima si separa. Questo, secondo Descartes, è la dimostrazione che l'anima è legata a tutto il corpo e non a una parte del corpo, e tantomeno che l'anima è legata all'estensione,
Questo significherebbe, secondo Descartes, che nel caso di una perdita di un arto, noi dovremmo perdere un pezzo di anima, il che è assurdo. Ma l'unione originaria è un'unione con l'organizzazione corporea. È però vero, articolo 31, che per quanto l'anima sia unita a tutto il corpo, c'è nondimeno nel corpo una qualche parte nella quale esercita le sue funzioni più particolarmente che in tutte le altre. Si crede generalmente che questa parte sia il cervello o forse il cuore. In realtà, secondo Descartes, non è il cuore. Il cervello, in quanto è ad esso che si riferiscono gli organi di senso, il cuore, in quanto è come se in esso si sentissero le passioni. Ma, dice Descartes, esaminando accuratamente la cosa, mi sembra di aver riconosciuto con evidenza che la parte del corpo del quale l'anima esercita immediatamente le sue funzioni non è affatto il cuore e neppure l'intero cervello, ma solamente la sua parte più interna, che è una certa ghiandola assai piccola, situata nel mezzo della sostanza cerebrale e sospesa al di sopra del condotto attraverso il quale gli spiriti dalle cavità anteriori entrano in comunicazione con quelli della cavità posteriore, in modo tale che i più piccoli movimenti che avvengono in essa possono cambiare molto il corso di questi spiriti. E reciprocamente, i più piccoli cambiamenti che accadono nel corso degli spiriti possono fare molto per cambiare i movimenti di tale ghiandola. In qualche modo è la metafora del timone. La ghiandola pineale è come il timone della nave. È una ghiandola sicuramente piccolissima, ma esposta a tutti i movimenti degli spiriti. E questo fa sì che essa possa influire su tutti i movimenti degli spiriti, possa dirigere, direzionare questi movimenti. E altresì, i movimenti degli spiriti possono influenzare i movimenti della ghiandola. È il punto di giunzione tra spiriti e anima. E quindi, proprio perché gli spiriti sono la causa prossima, più prossima delle passioni, è il punto in cui maggiormente impattano le questioni riguardanti le relazioni tra passioni e azioni e tra anima e corpo. Nell'articolo 32, dice Descartes, la ragione che mi persuade che l'anima non può avere in tutto il corpo altro luogo al di fuori di questa ghiandola dove esercitare immediatamente le sue funzioni consiste nel fatto che considero che le altre parti del nostro corpo sono tutte doppie. Questo è un punto essenziale. La ghiandola pineale è un organo unico, unitario. È l'unico organo che sembra non rispondere a questa struttura speculare del corpo. Su questo continueremo domani.